collaborazione degli ottimi curatori Anna De Rosa e Angelo Lanzano, porta alla conoscenza di tutti questo lavoro fatto dai nostri iscritti e da alcuni artisti amici che hanno donato queste opere a fini molto molto seri, perché queste opere che oggi noi mostriamo e che mostreremo ancora in altre esposizioni itineranti verranno poi vendute per destinare il ricavato della vendita a fini a portatori di handicap oppure ad associazioni che si interessano specialmente di inserire i portatori di handicap nel mondo del lavoro. Noi siamo molto grati a questi artisti, che sono artisti salernitani, artisti nazionali e anche artisti internazionali, che hanno donato queste opere che noi abbiamo esposto e che esporremo ancora in questo, con questo sistema di struttura che può stare anche in spazi aperti e che noi abbiamo chiamato Abbattiamo gli egoismi, in modo che da dare il senso del divenire di lavori in corso e di opere che vengono mostrate. Queste opere, per esempio, qui è un'opera addirittura di un artista straniero che ci ha donato quest'opera e che noi ci auguriamo di vendere al miglior prezzo possibile. Anzi, io chiedo ai salernitani di venire poi a quest'asta, perché i fini sono veramente fini molto molto da ammirare. E poi dobbiamo anche dare spazio a questi artisti che, oltre a pensare all'arte, pensano molto al sociale e fanno tanto per il sociale. Abbattiamo gli egoismi, voluta da Arte Experience, di cui sono anche un'associazione, di cui sono anche fondatrice, insieme ad Angelo Lazzano e l'architetto Adinolfi. Su questa collettiva è importante perché sono opere, più di 100 opere donate da artisti da tutto il mondo. Man mano questa mostra nomade itinerante arriverà fino a gennaio alla provincia di Salerno, dove ci sarà una battuta d'asta sia il 17 che il 31 gennaio 2020, e queste opere saranno vendute e il ricavato andrà da un'associazione per i disabili, per gente, soprattutto questo indirizzo di preparare al lavoro le persone con difficoltà fisiche. Gli artisti sono 68, ma forse anche più, e ci sono quindi un'idea dell'arte dal mondo. Potete poi inquadrare, anche far vedere, sono tutte opere diverse e tecniche diverse. Ci sono da tecniche grafiche, da tecniche sperimentali, installazione, c'è la ceramica, c'è la scultura. Quest'opera invece è mia ed è un'opera, io riciclo, perché molto importante per me il riciclo, i cosmetici dismessi, e quindi uso il fondotinta per fare il volto, matite, matitoni, rossetti, smalti per realizzare le mie opere. E qui con Arte Esperienza abbiamo anche altri appuntamenti, abbiamo un appuntamento quindi a novembre di nuovo alla stazione marittima, dove già l'abbiamo fatto l'anno scorso, una mostra dove saranno i bambini a interpretare, nel senso a fare recensioni delle opere degli artisti. Non sarà il critico d'arte, ma l'arte vista dai bambini. E in più ci sarà questa battuta d'asta, ma ci sarà anche un lavoro fatto sui quartieri di Salerno. Buonasera, ci troviamo all'Arco Catalano presso Palazzo Pinto nel centro storico di Salerno. Questa mostra è la quarta presentazione di questa collettiva di artisti che hanno donato da circa un anno ad Art Experience, che è un'associazione culturale salernitana, un'opera. Art Experience in effetti dice che è un internazionale, nel senso che ci colleghiamo con il circuito di Facebook. Diciamo che l'80% di queste opere sono tutti contatti di Facebook, tutti artisti
conosciuti in questi anni, che hanno partecipato anche alla prima Expo a Salerno che parlava delle architetture e c'era una sezione dedicata a queste opere qua. Dopo questa presentazione, a gennaio, finalmente, col patrocinio della provincia di Salerno, abbiamo avuto le sale dove faremo la battuta d'asta il 17 venerdì e il 31 gennaio. Ci sarà un evento dove praticamente le opere, queste opere, il ricavato delle opere andrà a un'associazione di volontari. Però abbiamo dato proprio un tema preciso: dobbiamo trovare questa associazione, che non è facile trovarla, che si interessa della formazione, dell'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro. Quindi speriamo che a gennaio riusciamo a fare una bella Befana a queste associazioni. I progetti futuri da qui a novembre ci saranno, compreso questo, sono 4 eventi. A settembre, per Lucida Artista, dovremo fare l'arte nei quartieri. Praticamente abbiamo diviso la città in 4 mega quartieri e dove combatteranno tra di loro, anziché le sciabole o le spade, ci saranno i pennelli, e sarà una cosa molto divertente, perché anche quella lì è per il sociale, per rivitalizzare i quartieri, per dare vitalità ai negozi, perché le opere che gli artisti produrranno in quei 20 minuti, sono 3 manche, sono 16 opere, nei giorni a seguire verranno messe in esposizione nei negozi e invitiamo la cittadinanza a uno shopping solidale, dove però ci sta la visibilità per il negozio, perché faremo con il grande Raffaele qui presente, faremo le riprese, quindi daremo una visibilità sui network. Dopodiché a novembre invece ci sarà un altro evento importante alla stazione marittima, il secondo, che si chiama sempre Expo Street Pop Art. Questi 4 nomi identificano la nostra azione di mostra, perché Expo... Che dire del mio connubio con Art Experience? Abbiamo condiviso fin dall'inizio quello che sembrava un sogno che però si sta sempre più realizzando, e quindi sono felice di dare il mio piccolo contributo, perché la manovalanza poi la fanno i soci fondatori di Art Experience. Però non potrò mai dimenticare quella sera quando con Angelo, quando lui mi ha parlato di questo suo sogno, di questo progetto che sembrava irrealizzabile, e io da subito ho condiviso questa intuizione che a me è parsa al contempo geniale ma anche molto semplice, e quindi sono felice di dare voce ai progetti di Art Experience, di dare questo mio piccolo contributo al principio fondante dell'associazione, che è quella che l'arte, come creatrice di bellezza, di amore, di passione, di emozione, ma anche può trasmettere importanti significati, e quindi l'arte al servizio del sociale, l'arte che pulsione vitale, può e deve aiutare la vita. Siamo in questo splendido posto che è proprietà della provincia, l'Arco Catalano, in cui si tiene questa collettiva di mostra di quadri, che ha uno scopo sociale e umanitario, è quello di devolvere il ricavato di queste opere per uno scopo sociale, cioè di darlo ad un'associazione di persone con disabilità. Quindi ritengo che da parte degli artisti che hanno partecipato a questa collettiva abbiano praticamente dimostrato l'amore vero, l'amore quello dell'altruismo, perché l'amore può combattere gli egoismi e la violenza, e lo hanno dimostrato appunto con questa iniziativa. È fondamentale che ci sia l'amore, ci sia la disponibilità verso le persone che non sono abili, ma dobbiamo ricordare che la diversità e inclusione, e gli artisti lo hanno dimostrato con questa mostra, anche perché
se noi ogni giorno ci alziamo e guardiamo, il risultato qual è? È quello di vedere. Se ogni giorno la nostra mente si apre, il risultato è la sapienza e sono le opere che questi artisti hanno fatto questa sera e quindi dimostrano come la cultura ci può rendere liberi. Nel momento in cui noi apriamo anche il nostro spirito, il risultato sarà l'amore che questi artisti questa sera hanno dato per i diversamente abili. Thank you.